Bilancio bocciato e autorità portuale Brindisina a vele spiegate, sì, ma verso il commissariamento, mentre il capogruppo del PDL in consiglio, Mauro Dattis, sempre più a suo agio nel ruolo di 007, svela l'incredibile retroscena di natura politica sull'assegnazione della carica di segretario generale, voto quest'ultimo che slitta. Nell'ordine, con 8 voti contrari, 2 astenuti e 2 favorevoli, il comitato portuale ha respinto il bilancio consuntivo 2012 dell'Authority, staccando di fatto la spina alla presidenza di Hercules Aralambides, ora in odore di decadenza, dopo 2 precedenti rinvii e con termini scaduti il 30 aprile, drammaticamente persi. Tuona il PDL brindisino con il coordinatore provinciale Luigi Vitali che, a non appena battuta la notizia, chiede le dimissioni del professore Greco. Il bilancio dell'autorità portuale di Brindisi, dice Vitali, è stato sonoramente bocciato e certifica il fallimento della gestione Aralambides. Ciò nonostante il presidente, invece di prendere atto, assumendo le determinazioni conseguenziali, ha cercato di forzare la mano, passando al punto relativo alla nomina del segretario generale, ma anche qui ha registrato una sconfitta da parte dei rappresentanti del territorio che non accettano diktat da chi che sia. I pellegrinaggi romani del presidente Aralambides, attacca Vitali, in cerca di sponsor, naufragano così come la sua politica portuale. Le sue dimissioni non sono più un'opzione, ma un dovere, se vuole salvare almeno la faccia. Invoca l'intervento del ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi, invece il sindaco Mimmo Consales, tra gli 8 contrari al momento del voto del bilancio, è stata una decisione sofferta, ha affermato il primo cittadino. Ma necessaria per evitare che si protragga un'insostenibile paralisi del porto, al di là dei tanti motivi che hanno indotto la quasi totalità dei componenti del comitato portuale ad esprimersi negativamente, è emersa con chiarezza una totale incompatibilità ambientale del presidente, che fino all'ultimo ha operato in direzione opposta rispetto a quella auspicabile per una ripresa del porto, acuendo i contrasti tra istituzioni, operatori portuali ed organizzatori dei lavori. Consales, inoltre, ha convocato per lunedì prossimo tutti i componenti del comitato, i parlamentari, i consiglieri e gli assessori regionali, i rappresentanti di tutti gli altri enti del territorio, in un vertice da tenere a Palazzo Nervegna, avente per oggetto, appunto, la crisi in atto. Questo l'aspetto istituzionale ufficiale. Poi quello più eclatante, lanciato su Facebook da Mauro Dattis. Sono le 10:41, scrive l'azzurro sulla sua bacheca, appena uscito dall'hotel Tiziano di Lecce per un caffè al volo. Indovina chi ti incontro? Blasi, il segretario generale del PD, e Casilli. Loro, ovviamente, non mi conoscono. Aspetto il caffè. Blasi, a voce alta, parla al telefono all'interlocutore, chiede informazioni, visto che oggi c'è il comitato, e poi dice: una cosa è bilancio e si può votare contro. Tenete la posizione ferma sul segretario. Parla, scrive Dattis, evidentemente di Brindisi e di Casilli, dilettanti allo sbaraglio. Peccato però che giocano con la nostra pelle.